Amici sportivi di Odio, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimana di Blu Sport, il magazine televisivo di Odio, tutto dedicato ai grandi eventi sportivi dell'anno. Blu Sport nel 2011 è giunto al suo 13° anno di messa in onda. Blu Sport in onda tutte le settimane sulle frequenze di Odio TV da aprile sino a novembre. In questa puntata parliamo dei grandi eventi di questa estate 2011 che si sono tenuti qui in Trentino. Tantissimi gli eventi di quest'estate 2011 disputati in quel paradiso del turismo italiano che è il Trentino. In questa puntata parleremo di mountain bike nella seconda parte, dalla Val di Sole e dalla Val di Fassa. Ora iniziamo invece parlando della nona edizione della Marcia Longa Running, questa gara che ricorda e ripercorre la mitica Marcia Longa invernale. Siamo a Moena in Val di Fassa, 25 km e 500 metri da Moena in Val di Fassa sino a Cavalese in Val di Fiemme, gara di corsa, tutto è pronto, 1500 gli iscritti a questo evento, uno dei grandi campioni che ha dato il Trentino, lo vediamo a Cristian Zorzi che non ha voluto mancare al via, tutto è pronto per questa nona edizione, dicevamo, della Marcia Longa Rani, gara di corsa che fa parte del trittico delle gare di Marcia Longa, la mitica gara di sci di fondo che si disputa da 38 anni l'ultima domenica di gennaio con oltre 7.000 iscritti, di cui ben quasi 5.000 provenienti dal nord Europa. Poi c'è la Marcia Longa Cycling, gara di ciclismo in calendario la prima domenica di giugno e poi la prima domenica di settembre questa Marcia Longa Running, gara di corsa, dicevamo appunto, da Moena sino a Predazzo fra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, altezza dai 1165 metri di Cavalese, altezza minima di 860 metri, un dislivello di meno 182 metri, in salita di 140 metri, partenza da Moena, poi dopo 4 km si è in località Forno, poi si passa, lo vedremo, il centro del salto di Stalimen, il ponte sull'Avisio e si entra in Val di Fiemme. Queste tre gare fanno parte anche di un trittico, appunto delle tre Marcia Longa, una gara combinata molto bella fra il fondo, il ciclismo e la corsa, viene sommato il tempo ottenuto dai vari atleti che fanno le tre manifestazioni, si stabilisce il vincitore. Entriamo nel clou della gara, avete visto con il numero 8 Khalid Galab, uno dei favoriti, con il numero 9 Shaji Abdel Kabir, poi Massimo Leonardi con il numero 11, già vincitore nel 2009, l'atleta azzurro che è ben salito 4 volte sul podio di questa Marcia Longa Rani, e poi Nicola Morandini, atleta di casa con il pettorale numero 30. Nicola Morandini è un atleta di sci di fondo, però si diverte anche a fare gare di corsa. Poi da rimarcare anche con il numero 15 Migido Burifa, un altro dei favoriti. Questo gruppetto, come vediamo, ha già staccato tutto il gruppo degli altri immediati in seguitore, 1500 iscritti, quindi sicuramente numeri importanti. Qui vediamo subito al comando il leader della gara in questo momento, il numero 9, lo ricordiamo, Shaji Abdel Kabir, sono a 5 km di gara, 25 km e 500 metri è tutto il percorso. Al suo inseguimento il numero 15 Migido Burifa con il numero 15 e poi Massimo Leonardi con il numero 11, 30 secondi è il vantaggio di Abdel Kabir per i suoi immediati inseguitori. Avete visto proprio il ponte sull'Avisio, che è questo torrente che unisce la Val di Fassa e la Val di Fiemme. Qui siamo proprio nel cuore della Marcia Longa invernale, l'ultima domenica di gennaio, ve lo ricordiamo, 38esima edizione di questo evento che è uno dei più belli al mondo. Chi vi parla ha avuto l'onore, il piacere e l'onore di gareggiare nel 2010, chiuderla in 7 ore 58 e 35 e che la vorrà rifare anche nel 2012. Avete visto nel frattempo la prima delle donne, al numero 16 Eliana Patelli, che ha ridosso dei primi, poi subito dietro c'è un'altra temibile concorrente per la Patelli, al numero 19 Viviana Rudasso, poi al numero 20 Paola Mariotti che precede la quarta in classifica, ricordiamo classifica temporanea perché siamo a poco più di 6 km dei 25 di questa Marcia Longa Running. Quarta per questo momento è la Silvia Serafini col 1452, ed eccoci, siamo passati, siamo nel cuore della Val di Fiemme, questo è Predazzo, avete visto il
cantiere anche del nuovo stadio del Salto, che nel 2013 ospiterà i campionati del mondo per la terza volta in 20 anni. Queste è la, il numero 11, è sempre lui che è in seconda posizione in questo momento. Abdelkabir è in davanti, la prima delle donne è sempre lei, la numero 16 Eliana Patelli. Quindi Abdelkabir è davanti, è già a Predazzo, proprio nel cuore della Val di Fiemme. Bellissime le immagini, il montaggio preparato dal nostro Marco Roma. Questo è proprio il cuore di Predazzo, uno dei capoluoghi della bellissima Val di Fiemme. Ora c'è tutto l'attraversamento della Val di Fiemme, da Fiano, poi Ziano di Fiemme, dopo Predazzo, Panchia, Lago di Tesero, il centro del fondo, si disputeranno nel 2013 i campionati mondiali, poi Masi di Cavalese, dove verrà rilevata la mezza maratona, poi c'è la salita da Masi a Cavalese e poi l'arrivo a Cavalese, sempre in via Mendini, appunto, dove arriva anche d'inverno la marcia lunga a Ranni. Questo è proprio fuori Predazzo, si sta scendendo appunto verso Ziano. Abdelkabir è sempre lentamente davanti, ha incrementato il suo vantaggio sul campione italiano, lo ricordiamo, il numero 8 Migido Burifa con il numero 15. Ricordiamo la bellissima Val di Fiemme, che nel 2013 ospiterà per la terza volta i campionati mondiali di sci di fondo dopo l'edizione del 93, dopo l'edizione del 91, l'edizione del 2003, e poi nel 2013 l'unico territorio che in soli 20 anni ha ottenuto ben 3 edizioni dei campionati mondiali. Procedono alacremente i lavori per migliorare lo stadio del fondo, abbiamo già parlato del nuovo stadio del fondo, abbiamo già parlato anche del nuovo stadio del Salto che ospiterà questi campionati del mondo. È importante l'anno prossimo, oltre ai mondiali, ma c'è un gennaio di fuoco, perché c'è la combinata, c'è il Tour de Ski, c'è il trofeo Topolino e poi c'è la marcia lunga, una Val di Fiemme che si promuove molto attraverso i tanti eventi sportivi che organizza sia d'inverno che d'estate in questa patria dello sci di fondo, ma che non è solo sci di fondo, non è solo corsa, ma è anche rafting, questo bellissimo torrente che avete visto l'Avisio, e soprattutto è tanto sci alpino, perché qui ci sono ben 3 comprensori sciistici importanti, lo ricordiamo, la Monte Alpelusia, il Cermis e poi soprattutto anche Pampiago, Cermis proprio che parte dal cuore di Cavalese. Abdelkabir giro dopo giro è sempre nettamente davanti, questo è il ristoro, Burifa è in seconda posizione, siamo sempre sul filo del minuto, in terza posizione è Massimo Leonardi e ora vediamo Abdelkabir che è in centro a Ziano, quindi stiamo per arrivare sul ponte di Panchia, ecco questo è proprio il ponte di Panchia, sono dei bellissimi comuni, delle bellissime località della bellissima Val di Fiemme. Burifa è in seconda posizione, il suo distacco però nei confronti di Abdelkabir è aumentato, siamo sui 90 secondi, Leonardi è sempre in terza posizione, poi quarto Galib e Morandini in quinta posizione, un fondista specialista delle gare sprint che però si dà da fare e ha un grande risultato, lo vediamo anche in questa nona edizione della Marcia Longa Rani, gara questa valida anche come campionato mondiale per dentisti e odontotecnici. Quindi un evento importante questa Marcia Longa Running. Nelle donne davanti è sempre la Patelli che è al comando, in compagnia abbiamo visto di Daniele Dolci con il numero 23 e Beniamino Minervino con il numero 24, la Rudasso l'avete vista con il numero 19 è leggermente staccato dietro alla Patelli, terza Laura Ricci, che siamo già nel frattempo, Abdelkabir ha già passato Lago di Tesero, Masi di Cavalese e il traguardo parziale della mezza maratona, 21 km 97 metri, li ha chiusi in 1:03:54 e ora inizia la salita verso Cavalese, quello che vedete è proprio una delle bellissime gallerie del vecchio Torino della Val di Fiemme, appunto, che ospita anche la bellissima gara di mountain bike, la vecchia ferrovia della Val di Fiemme. Burifa ha aumentato il suo distacco, è sui 2 minuti e mezzo, Leonardi è a 4 minuti, buona la gara del primo
della combinata Bruno De Bertolis e poi Donato Donati, primo medico appunto per il campionato mondiale, undicesimo in posizione. Questo è l'arrivo in via Mendina, avete visto la soreghina sulla destra, il presidente del comitato organizzatore della marcia longa Alfredo Weiss, e questo è l'arrivo vittorioso di Abdelkabir, 1:20:58. Questo è il Migido Bourifa che è nel pezzo finale, la famosa salita, la famosa cascata da Masi di Cavalese sino appunto a Cavalese, un bel tratto in salita. Chi ha fatto la marcia longa sa cosa vuol dire, lo sa anche il sottoscritto, un pezzo veramente in salita sia per la mountain bike, la vecchia ferrovia, sia appunto per la marcia longa Rani. 1:23:54 per Bourifa, secondo classificato, 1:20:55 Abdelkabir, quindi 3 minuti di distacco. Abdelkabir vince la 9ª edizione della marcia longa Rani, il record rimane quello di Alburacchi l'anno scorso che ha chiuso in 1:20:02, questo è il terzo classificato, Massimo Leonardi. Poi il campionato mondiale medici odontoiatri è stato vinto da Donato Donati in 1:33:07, campo femminile Bianca Maria Bombagi, la combinata da Bruno De Bertolsi, la combinata in campo femminile Arianna Mazzei, e questa è la vittoria invece di Liana Patelli che chiude in 1:33:23. Hands-free, design e tecnologia. La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici, ti porta un passo oltre l'HD. Find yourself in Hands-free. Tanti anni fa ero in macchina, proprio come te adesso, e decisi di fermarmi alla Kuwait. Due chiacchiere col gestore, il pieno, un caffè, e notai che quelle persone avevano qualcosa in comune con me. Capita. Insomma, mi trovai così bene che continuai a fare il mio lavoro da qui. E oggi trasmetto da una stazione Kuwait. Cercami. Scusi, ma il DJ trasmette da qui? No, è tutto registrato. Ah, ok. Kuwait, il migliore amico di chi guida. My second skin to London 2012. Amici sportivi di Ogno, ora c'è la pubblicità, ma lo spettacolo dei grandi eventi di questa estate 2011 qui dal Trentino ritorna alla seconda parte di Blu Sport. A tra poco, dopo la pubblicità, non toccate il telecomando.